Il 9 agosto 2023 è uscito un mio reel su Instagram che parlava di uno studio condotto a livello europeo sui tradimenti di coppia, in base al quale il 58% degli italiani ha ammesso di aver tradito almeno una volta il proprio partner, una persona su due. Quindi, in base a tale analisi, c'è un traditore in ogni coppia. L'11 agosto è poi uscito un altro reel il quale riportava due tendenze emerse dal medesimo sondaggio europeo. Uno, l'infedeltà coniugale è in crescita, più 18% nel 2021 rispetto al 2020. Due, nella maggior parte dei casi sono le donne, 64%, ad aver tradito il proprio marito o partner. Ovviamente alcuni commenti hanno cercato di sminuire i miei contenuti e le mie argomentazioni. Insomma, sui social le persone vogliono sempre avere ragione. Tuttavia, il 10 agosto 2023 è uscito su quasi tutti i media nazionali il caso di tradimento di Cristina Seimandi, alle spalle di Massimo Segre. Il giorno in cui la coppia avrebbe dovuto annunciare il proprio matrimonio è diventato il giorno in cui lui ha smascherato pubblicamente lei davanti a 150 persone. Il tutto è stato ripreso e poi caricato sui social, finendo così per diventare virale. A seguire ci sono stati tantissimi commenti a favore di lui, per via del modo utilizzato per smascherarla. Ma ci sono state anche parecchie prese di posizione a favore di lei, da parte del plotone di femministe che popola il nostro paese. Ma questo non è un video per dare ragione a lui o a lei, bensì è un video che vuole portare alla luce lo stato attuale delle relazioni, ossia fluide e senza alcuna certezza del domani. Viviamo in una società in cui la presenza dei social network e delle dating app hanno portato, per lo più le donne, a moltiplicare esponenzialmente le loro opportunità di conoscenza. Una donna molto inflazionata sui social riceve decine e decine di messaggi ogni singolo giorno. Forse centinaia. Quindi è possibile che possa cadere nella sindrome della ricerca del prodotto migliore, come se fosse al supermercato. Ossia, quel comportamento tale per cui una donna, nonostante sia in coppia con un partner, continui a valutare altri maschi che gradualmente sembrano essere migliori rispetto a quello attuale, fisicamente, economicamente, sessualmente. Ovviamente le femministe diranno che anche gli uomini tradiscono e possono fare lo stesso attraverso Tinder o Instagram. Assolutamente sì, però gli uomini non possono arrivare allo stesso livello di esposizione e visibilità, a meno che non siano delle celebrità. Tutto questo per dire cosa? Stiamo andando incontro ad un modello di relazione fluida, tale per cui il tradimento è un qualcosa di probabile. Il modo migliore per non rimanerci male è non crearsi false aspettative e pensare che la relazione possa comunque finire da un momento all'altro. È altresì probabile che nel corso della vita saremo costretti a cambiare numerosi partner. Insomma, si stava meglio quando si stava peggio, senza social e senza dating app.